Salve, salve a tutti. Allora, adesso aumento un po' il volume. Splendida Era, madre divina, saggia Atena, possente Poseidone che scuote la terra, zelante Artemide, con la sua mira letale in grado di trafiggere perfino il cuore di un Ma colibrì. perché devi trafiggere il cuore di un colibrì? Che t'ha fatto il colibrì? Tutti loro riesco a Ma lui è vederti. pucciosissimo Vieni più comunque. vicino. Aiuto! Per Dea. favore! Aiuto! Non è colpa tua. Tu sei una vittima, come tutti i mortali, create dalle mani degli sciocchi, riflessi schiacciati di uno specchio rotto. Guarda Ma è i un tuoi poeta, dèi. Tifone! È esplosa! Questa qua ha ucciso sei bambini innocenti per soddisfare la sua rabbia. Litigano, ardono di gelosia, ingannano, combattono e uccidono. Sono Ragione lui! crudeli, vendicativi ed egoisti. E, come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Io non ho tali pecche. Gli altri Non sono so quali occhi caduti. guardare, Solo uno ragazzi. resta tra me e la riabilitazione dell'Olimpo. Solo il più stolto, arrogante, ottuso e Zeus. presuntuoso figlio di Crono che mi ha intrappolato nel sottosuolo. Il solo e unico. Zeus! Mi sei mancato molto, Prometeo, Basta il un mio po'. cugino prediletto. No, vabbè, Mi ma è hai bellissimo. incatenato a questa roccia e un'aquila si nutre del mio fegato. L'ho fatto per amore. No! Io qui dietro che li avevo saltati. L'ho fatto per amore. Tu hai bisogno del mio aiuto. Tifone è libero. Ma quelli sono peli delle Una volta ascelle. hai combattuto al fianco dei titani i suoi alleati. Convincilo a fermarsi. Non è così semplice. Sta anche inibendo la mia capacità di vedere il futuro. Non ci È rimasto riesco. solo Zeus. Avanti. Mi piace Colpiscimi. un sacco che hanno le stelle sulla pelle. Non posso! Ha preso il mio fulmine! Ha preso tutto! Anche gli altri dei sono scomparsi! Che merdone che sei, Zeus. Guarda i mortali! Ormai è fatta! Quei malefici, stupidi, scialbi parassiti sono stati tutti trasformati in pietra! Uno di questi malefici parassiti sta per salvare il tuo sedere reale. Il mio sedere è belle che al sicuro nelle stalle di Augia. E i mortali non saranno mai nient'altro che un errore. Quindi se ne sta Vuoi fare andando, una cioè. scommessa? Se vinco, ciò che ho commesso rubando il fuoco e facendoli sopravvivere diventa un favore. Ritieni che la tua punizione sia ingiusta? Direi che è un po' esagerata. Siamo d'accordo? Se vinci, smetterò di punirti e ti lascerò andare. Ma se vinco io, mi aiuterai a fermare Tifone a qualunque costo. D'accordo. Che la storia di Phoenix sia la mia redenzione. Oh, no, non un'altra storia. Questa quanto tempo dura? Grazie La a mia Max storia ha Orm. inizio in mare. Sì, Una sono di nave di Palermo. soldati di ritorno da una battaglia lontana. La loro vittoria messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Le onde divennero schiuma. La linea che Inizio di separava God il of War. cielo e il mare era scomparsa. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde come il Tartaro. Stai davvero dipingendo un quadro? È un'arte. Insomma, la nave non aveva alcuna possibilità. All'alba il sole sorse sui pochi superstiti rimasti. La persona di grado più basso tra loro, che portava gli scudi, che sognava le battaglie ma non aveva mai visto neanche una Aspetta, scaramuccia. non dirmi che...
Ecco qua. Per me questa cosa è stata un colpo di scena. Il gioco è sempre stato mostrato e pubblicizzato principalmente con questo aspetto, mentre invece lo puoi personalizzare. Per me questa cosa è stata wow, non ne avevo idea. Non avevo assolutamente idea. Non valutate il Zelda per PS4 criticato alla bestia perché sembra carino. Non ho capito. Allora, qui in capelli realtà come... qui si può fare un personaggio che mi somiglia tantissimo. Si può fare. Si può davvero fare. E questa cosa è fichissima. Però, ragazzi, e a me piange il cuore, perché io in questo caso, se l'avessi giocato per i fatti miei, l'avrei fatta simile a me, quindi magari l'avrei fatta... No, aspetta. Sì, carnagione un po' più chiara. È il colore dello yogurt greco. I commenti sono bellissimi, però... Dove mi son girata, ho sempre e solo visto personaggi femminili e neanche personalizzati. Questo per me è un fallimento, perché io capisco, ed è lo stesso fallimento che ha avuto... per me Dragon Age 2 da questo punto di vista. Dragon Age 2 ti permette di creare il personaggio, ma Oak ha un design così caratteristico, il protagonista, che per me Oak è quello di default. Cioè io non riesco a personalizzare Oak. Qui vuoi andare alla controcorrente. Qui io lo faccio uomo, perché sono stanca di vedere tette dappertutto. Nessuno ha mai personalizzato questo personaggio. E poi aggiungerei anche il fatto che mi sembra estremamente improbabile che si portassero una donna in mare per tenere gli scudi, perché poi lì mi partono le battutacce. Evidentemente non teneva su solo gli scudi. E comunque la donna in mare che combatte in Grecia, se non lo so, non lo so, vabbè, è una favola, quindi va bene, però no. Allora, come carnagione abbronzato direi... Abbronzato come me in spiaggia. Puoi fare pure Hulk. Non di questo colore, chiaramente, io direi così. O così. Comunque... è comunque greco, ok? Non è verde come me. Teneva sulle vele. Cassandra comunque dei... Allora, Cassandra comunque, a parte che il canone, allora lì con Cassandra è diverso perché il DNA è confuso, ma in ogni caso sono spartani, quindi sono pazzi. È comunque diverso perché è cresciuta in un'isola, sono matti, è una cosa diversa. Cioè, e comunque è una supercazzola per quanto mi riguarda. Ma qua non mi puoi dire. E comunque lei è forte. Noi siamo merde, ok? Lì io lo farei blu. Ecco, antifemminista, esatto, bravi. Dopo che mi hanno detto nei commenti che io sostengo, difendo lo stupro, proprio davvero siamo arrivati. È bellissimo blu, comunque. Blu è bellissimo, no, però lo faremo così. Viso come... non lo so. Un viso che posso vedere nella mia mente. Beh, lo sai. Una meraviglia. Cioè, gli puoi cambiare la nazione, l'etnia. Lo puoi fare... No, ragazzi, cioè, per favore, ma no, non è per essere contro la... Pandemonium, grazie mille... No, non ce la faccio, cioè non posso farlo. No, non posso farlo orientale, per carità, veramente. Il becco di un falco. Ah, il naso. Credo. No, è uguale. Credo. No, dai, lo fai così, col nasino, naso dritto, un minimo credibile nel contesto. Gli occhi. Occhi del colore del freddo metallo. Allora, questi sono verdi, questo non so cosa sia. Mi piace. Facciamo così. I capelli glieli lasciamo rossi? Con un rosso credibile, perché... Ardenti! Proprio. Brucianti! Così. Il problema è che sono praticamente solo capigliature femminili.
Io non capisco. Sono praticamente solo capigliature femminili. Ma allora perché mi fai scegliere il sesso se poi sono capigliature da donna? Vabbè, non importa. La barba? No. No, 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 non sa combattere, non ce l'ha la barba. Sopracciglia. Sopracciglia dello stesso colore. Mi fa piacere che in automatico le faccia un po' più scure. E le facciamo tagliate dall'altro lato. E poi lo facciamo chiaramente come Kratos, quindi sarà così. Credo che questa sia la personalizzazione più usata. Ci sta, dai. Così. La tempesta! Sveglia! Devo svegliarmi! La tempesta! Lo posso fare con la voce da donna. Devo svegliarmi! Ok. Va bene così. A posto. L'unico Eccolo, personaggio chiaro come il giorno. L'unico personaggio maschile di tutti i gameplay della storia di Mortal Phoenix, portava gli scudi. Sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Però aveva già i vestiti dorati, senza agire. Phoenix, che nome? Phoenix. Sembra il suono che fa uno stupido uccello quando si dà fuoco da solo. Cyberpunk muto. Il che sarebbe ridicolo. Sebbene dovrai segnarmelo. Uccello che si dà fuoco da solo. Su una riva sconosciuta, Phoenix si svegliò. Intanto i peli pure sulle braccia. Non so se mi spiego. Salve, salve a tutti. Hai pure i peli nelle gambe, signorini. Attenzione. Qua hai dettagli. Truccatissimo. Locago! Capitano! Qualcuno riesce a sentirmi? Sì, l'uccello si chiama Fosforo. Per andarmene da qui, forse dovrei arrampicarmi lassù. Quando hai poca salute, tieni premuto sinistra per curarti con una melagrana. Quando hai poca resistenza, tieni premuto destra per recuperare resistenza con un fungo blu. Che voglia di mangiarsi un fungo blu, comunque. Pure con le pustole. Ok, gli ingredienti per la carta. Ah, ok, perché avevo il pacchetto, quindi mi sta dicendo queste cose per questo motivo. Dov'è il mio inventario? Come si apre l'inventario? Così. Ah, quindi posso... Vesti del nuovo dio dell'Olimpo? Ma che è sto spoiler? Ma che è sto spoiler incredibile? Personalizza. Ma spoiler o no? Ah no, per ora non posso forse... Abilità, inventario... Mappa. No. Non ho nulla. Vabbè, quindi allora ancora non mi ha sbloccato le cose DLC comunque. Comunque, grazie per lo spoiler, gioco. È più facile arrivare allo shop che all'inventario. Sì, anche il modello esatto. C'è anche il modello che si vede degli abiti. È quello femminile. Vabbè. Ok. No. Noi lo facciamo uomo. Noi lo facciamo uomo, cazzo. Ecco. Noi saremo uomini. Comunque abbiamo già gli skinieri decoratissimi, anche se eravamo in portascudi. Poi vabbè, a me, io continuo a dire che... Vabbè, non devo farle le battute, magari c'è gente minorenne. Non devo dire niente. Quindi fa così? Posto. Vai, vai! Arrampicati! Come fa questo essere solo uno scudiero quando è Spider-Man? Cos'è Spider-Man? Sì, ma infatti è stato palesemente pensato per avere la protagonista e poi, secondo me, hanno messo l'opzione di personalizzare.
Phoenix vide in lontananza il suo capitano e gli altri soldati. Per via dei giochi di luce quasi li vedeva mentre lo chiamavano e lo salutavano. Ci vedi male, Phoenix, ragazzo mio. Di nuovo! Non sarai come tuo fratello Ligirone, ma caverò qualche cosa di buono da te. Reggi il mio scudo e non farlo cadere stavolta. Stare zitta! Lasciali stare, sono solo invidiosi. Non capita a tutti di avere un fratello come il tuo. Locago! Locago, mi senti? Sei diventato freddo. Sei diventato freddo. Che è questa? Sei diventato freddo. Ligirone, dove sei, fratello? Vabbè, è scemo totale questo qua. Sperduto e freddo. Disarmato, Phoenix era vulnerabile. Devo stare calmo. Ricordare l'addestramento. Usa la bustola per indicare gli obiettivi e rientrarti nel mondo, va bene. Posso correre? Ma cosa? La spada di mio fratello! No! Sì, la spada di tuo fratello è un portale gigantesco. Comunque. Allora, io vi ripeto, io il gioco all'inizio l'ho giocato, però ho saltato tutti i filmati, quindi per me sono blind per quanto riguarda i filmati. Perché ci sono delle farfalle? Non avevo minimamente notato le farfalle la prima volta. Sì, faceva il portascudi perché era raccomandato. Esatto. Ligirone! Fratello! No! Sei sempre stato il mio eroe. Perché ti... La mia stella polare. Il libro, le palpebre. Lo giuro. Io non lo porterei indietro, perché guarda che se resuscita ed è stato pietrificato, muore dissanguato in 3 secondi. Io lo lascerei pietra. Vabbè. Le acrime che si autoassorbono. Phoenix non aveva mai avuto il permesso di brandire la spada benedetta, un dono di Achille per il valore in battaglia. Era perfettamente bilanciata nel suo palmo, come se fosse stata forgiata per quello. La spada di Achille, eh? Il fratello deve essere stato abile in battaglia. Che cosa ha la tua voce che non va? Non ho mai avuto una spada. Solo per dire. Phoenix alzò lo sguardo. Aspetta. Non era solo. In che senso? Per gli dei! Indietro! Preparò la spada per il suo primo vero combattimento. Minchia, sei bravissimo! Pure io, è la prima volta. Questa è la prima lezione. Sentì i frutti del suo addestramento. Non l'hanno mai fatto combattere perché si vergognavano. Ah, mi ha colpito. Disgraziato. Questo è lo scudiero, esatto. Dall'assù dovrei riuscire a osservare la zona. È una montagna. Questo merdone fa le piroette in aria. Non aveva mai combattuto? Ah, dovrei salire lì per guardare meglio. Ma sali su un albero, non sulla montagna. Vabbè. Ah, è merito della spada. Ok. È la statua di Hermes più grande che io abbia mai visto. Chi l'avrà costruita? Accerchiato dalle sfide, completamente solo, questo giovane eroe era determinato a salvare i suoi compagni e suo fratello. Che noia! Possiamo saltare questa parte? No! È importante per creare l'atmosfera. Ok, andiamo. Lo scarsissimo scudiero. In realtà, appunto, è tutto un trip. È una storia pazzissima che sta raccontando Prometeo. Hermes, mio vecchio amico. È un onore conoscerti di persona, finalmente. Ma non dire a nessuno che sto parlando con te. Ho già abbastanza guai per il fatto che imparo a memoria storie invece di arare il terreno a casa. E poi ci sono gli altri soldati. Quelli non sanno davvero apprezzare una bella storia. Mm.
ambrosia. Così, la trovi. Profumo di miele e di primavera e del mio primo bacio. Tutto in una volta. Fenix ha scoperto anche l'ambrosia. Prometeo! Temi di perdere la tua scommessa, Zeus? Ma per favore, tanto non può usarla. Aspetta. Cazzo! Più che altro... Fenix ha trovato l'ambrosia. Io avrei detto, Fenix si è baciato con qualcuno. Il destino di Fenix iniziava a mostrarsi. Finora mi hai solo mostrato un soldato mortale che ha affrontato una sola vera battaglia, mentre Tifone diventa sempre più forte. Non prendermi in giro, Prometeo. Ti giuro che quel soldato sarà la nostra salvezza. Perché se fallisce e Tifone ci sconfigge, o Zeus, re degli dei, il mondo sprofonderà nel caos. Un tempio di Apollo. Se c'è un oracolo o un veggente, potrebbero aiutarmi a sciogliere questa maledizione. Un grifone! Ma non esistono! Lasciami andare! Aiuta! Ehi! Ti salvo io! Un altro turbofregno, comunque. Arrivo! Devo trovare il modo di raggiungere quel crepaccio. Ah, vista acuta. Mentre sei in vista acuta, fai attenzione ai feedback che ricevi mentre osservi vari tipi di luoghi. Premi R2 per rivelare il loro icone. Ah, bene. Quindi ora io devo stare qui 4 ore e mezzo a fare tutto. Qui non c'è niente. Ah no, aspetta. Ambrosia. Che poi io non ho capito come funziona. Cioè, Tifone si è liberato, ha sconfitto gli dei, sono spariti, gli umani sono diventati pietra, Zeus è nella merda, non ha più manco il suo fulmine, va dall'unico dio rimasto praticamente, che non perché se lo fila nessuno, Prometeo era lì attaccato al sasso, che gli racconta una storia su un umano che potrà salvarli. Ma com'è, la storia diventa realtà? Come funziona? È un potere suo. Vabbè, penso che si scoprirà, credo, spero, mi auguro. Lì non c'è niente. In realtà, ragazzi, il gioco è tutto questo. Devi guardarti intorno e trovare le robe nascoste nella mappa. Che fastidio! Sto spammando, ragazzi, sto andando a caso. Perché non mi fai salire e basta? Salgo sopra, vedo i punti. Non farmi fare questa cosa. Non è divertente. È una perdita di tempo. Pure qui. Pure qui ci sono le cose. Aspetta lì, ok. Ma io non voglio fare questa cosa. Niente. Cripta del Tartaro. Dai, ti prego, è qui. Ok. Ah. Dai che è uno scrigno. Esatto. Ragazzi, sarà tutto così il gameplay. Io che cerco le cose sulla mano. Molto divertente. Prego. In realtà non credo sia un punto debole poter trovare le cose andando nei punti alti, perché comunque ti richiede una pazienza santa fare questa pratica. Cioè non, e poi comunque le devi raggiungere le cose. Dov'è l'oggetto che non trovo qua? Ti prego, dove sei? Oh. Vabbè. Non mi va di fare sta cosa, però. I vicini che fanno la chiacchierata fuori dalla porta, non li capirò mai. Eppure
Quella è una tartaruga gigante comunque. Mica me ne ero accorta. Difficilissimo pure mirare. Devo... Non so se percepite il mio fastidio in questo momento. Sfida movimento. Vabbè, allora ne facciamo un altro paio e poi basta, perché sto... Cioè, voglio giocare. Ma sì, continuate a chiacchierare fuori casa. Qual è il problema? Mica c'è il riverbero, io sento tutti i cazzi vostri. Io spero che non si sente in live. Anche se ho seri dubbi. Vabbè, basta. Sì, lo so che non serviva trovare tutto ora, però una volta che sei sulla testa, anche solo l'idea che devi risalirci. Lo sconosciuto che si batteva tra gli artigli del grifone precipitò vicino a quel crepaccio illuminato sulla piccola isola. Bisogno di un eroe. Presto, mi pare questo. No, l'hanno decapitato. Altrimenti, no, è stata divorata. Chi ha aggiornato questo schedario? Ade? Zeus. Vabbè. Ok. Come faccio a scendere? Lo stagno! Lo stagno! Tuffati! A ogni passo, Phoenix sentiva il peso della spada di Ligirone, gravoso, come la responsabilità sulle sue spalle. Gli hai dato la tua spada! Ah, Achille! Ti volevo chiedere, perché ti aspetti di ricevere una spada da Achille? Come offerta, una normale offerta da parte di qualcuno... che ha guardato nei tuoi occhi e ti ha detto che eri speciale, ecco tutto. Cosa? Gli ho lasciato una rosa nel pettorale dell'armatura. Mi è andato qualcosa nell'occhio. Vai avanti. Come, scusa? Come, scusa? Quindi la battuta di prima che ha fatto Zeus sul fratello... del protagonista è doveva essere bravo nelle battaglie. Se gli ha dato la sua spada, doveva essere bravo a combattere. Nudo, coperto di olio. Va bene. Ok. Lore comunque. Lore incredibile. Tra l'altro stavano fumando in corridoio e mi è entrata tutta la puzza di fumo dentro casa. Vabbè, ma questo non importa. Ok. Proseguiamo. Io da una parte ho i vicini che urlano, dall'altra i vicini che urlano nel cane che abbaia. E poi c'era stato un commento, grafica o prestazioni. Dovrei avere, ecco, ho messo prestazioni, non ho messo qualità grafica. Ho dato priorità ai 60 fotogrammi al secondo. Però volendo si può scegliere. Però anche così comunque. È molto carino il gioco. È ovvio che è uno stile cartoon. Cioè non è che lo guardi e dici oh mio Dio next gen. Ma perché questa non è next gen. Il gioco è cross gen. Quindi. Finché non usciranno i giochi solo su next gen. Ah, next gen ce la scordiamo. Che è sta cosa? Niente. Un orso gigante! Uccidiamolo! Mi ha colpito? Mi ha colpito di nuovo. Bene! Cosa non credo che vada picchiata adesso. Ah.
schivata perfetta. Aia. Vittoria! Vittoria! È stato molto soddisfacente. Io non ho dubbi che Achille battesse il ferro quanto l'incudine, il martello e l'incudine. Il problema qua è che fa ridere che Zeus era innamorato di Achille, voleva la sua spada ed è geloso perché il... perché la spada di Achille se l'è presa qua al nostro fratello e sta rosicando tantissimo. Ma sì, ma figuriamoci. Achille. Allora, siamo in fascia protetta, quindi non dirò nulla. Che cos'è questa cosa? A differenza della carne mortale che era stata pietrificata, la melagrana cresceva impavida. Impavida. Piena di vita. Quanta poesia per una cosa che devono solo infilarsi in bocca. Beh, tu ne sai qualcosa, Zeus. Non è questo Zeus. Il senso della poesia? Devo nuotare fino all'altra coppa. Ah! Mi ha lasciato la rosa sul pettorale. Best ship. Ce la faremo, Quindi, allora, quella melagrana si trova nei cestini delle offerte. Qui questo è il Red Lyrium di Dragon Age Inquisition, palese. Ehi! Mi senti lì dentro? Sì, immagino. Arrivo. Che a fuoco. Non mi è mai successo, però immagino che a fuoco se finisce la stamina. Ho trovato la tua ascia! In qua. Phoenix si avvicinò all'ascia, sentendo che lo chiamavassi. Mm. Sembra l'ascia di Atalanta. Deve essere una copia. Anche se... Ma prima che Phoenix potesse recuperarla, una forza terribile risucchiò l'ascia nella fossa. Chi bussa alla mia porta? Nessuno. Nessuno? Pensi che quel vecchio trucco funzionerà con me? Vieni nel mio salone, disse il ciclope al marinaio. Sono tutti molto svegli. Esplora la cripta, mi devo lanciare. Yeah! Bene, ecco la fine di Phoenix. Una narrazione passabile. A volte zoppicante, devo dire, ma la fine mi ha davvero colpito. E ora a noi. È tempo di aiutarmi contro Tifone. Non è ancora finita, neanche per sogno. Perfetto. Bellissimo. Cosa? Che cos'è questo? Che cos'era quello strano posto? Quello è il Tartaro. Dov'è atterrato Phoenix esattamente? Nel Tartaro, l'orrendo abisso nel quale avevo imprigionato Tifone. Deve aver aperto dei crepacci nelle cripte dell'oltretomba quando è fuggito. Ma non anticipare le cose, Zeus. Lo so io, dillo. Phoenix era nel totale dubbio. Ti odio. Ti odio. Ma non sei incuriosito? No. Vai avanti. Che carino questo disegno. Beh, ragazzi, dico, io non vorrei dire, ma qua abbiamo vesti del nuovo dio dell'Olimpo, cioè mi sembra abbastanza scontato che qui presto avremo succose novità. Abilità, però queste non si potenziano, giusto? Sono soltanto abilità che posseggo, credo. Ok.
Vicino a un nemico ignaro triangolo. Questa cosa un po' me la diranno. Combo aereo con spada. Vabbè, ok. Parata. Una parata perfetta recupera il 200% di un segmento di resistenza, infligge 160 di stordimento e respinge i proiettili. Si può usare a mezz'aria. Però... No, 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 no! Stavo guardando la chat! Stavo guardando la chat! Cazzo! Non la devo guardare la chat mentre salto! Grazie, Giù, per la reiscrizione. Soprattutto la chat è incredibile, sì, sì, sì. Non capisco se il tuo è coraggio o solamente follia. Vediamo se riuscirai ad accettare la mia sfida o se cadrai come tutti gli altri. Come tutti gli altri dei. Chi sei? Ehi! Siamo palesemente in possesso di poteri divini. Salta! Ok. Senta che ridere se cadevo. Ma lo schegno ha la faccia di tifone sopra? Sì, ha la faccia di tifone sopra! Va bene, ma io non voglio usare le pozioni, volevo usare la melagrana. Vabbè, forse prima ti fa usare le pozioni e poi se non riesce, se non ti resta nulla... I frutti schifosi. Ma tifone è chiaramente dolcissimo comunque. Ai occhietti, kawaii. Questo non è esattamente alto platforming. Sono comunque riuscita a dare la facciata per... le ali, le ali, le ali! Cosa sono? Ali. Phoenix ci passò sopra le mani, notando che mancavano diversi pezzi. Come se qualcuno le avesse fatte a pezzi. Questa cosa in italiano suona malissimo. Come funzionano? Sempre se funzionano. Guarda, è carino. Yeah! Wow! Funzionano davvero! Più o meno. Fichissimo. Lascia. Lascia. Lascia di Atalanta. La più letale delle cacciatrici, la più rapida delle eroine caduta per mano di tifone. Ma non l'avevo trasformata! Hai trasformato un sacco di gente. Devo smettere di bere. Devo smettere di bere. Porca troia! Allora, io ho sentito porca troia, però ha detto ora cadrai. Porca troia! Sei ancora in piedi? Percepisco dell'altro in te. No, che cazzo! Ok. Mamma mia. Che è sta cosa? Ah, un ascensore, perfetto. Uno dei miei fulmini. Ah, lì sopra. Nascosto da tifone. È finita. Phoenix diventerà cenere. Nessuno può usare quei fulmini tranne me. Oh, davvero? Oh, davvero? Una riproduzione del fulmine di Zeus. Una riproduzione. Assurdo. Il potere percorse tutto il corpo di Phoenix. Era troppo da sopportare. No, Spider-Man Miles Morales. Tanti saluti, mortale! E poi, all'improvviso, si fermò.
No! No! Le ali hanno scaricato a terra il fulmine. Sono state realizzate per sopportare le tempeste. Non dovrebbe succedere. Eppure, è solo l'inizio. Peccato che non si possono togliere i consigli in questa schermata. Perché comunque è bella dopo la... Dopo essere finito negli abissi del Tartaro ed esserne sopravvissuto, Phoenix riemerse vittorioso. Per ora? Le ali hanno scaricato a terra senza toccare terra. Sì, qual è il problema? Sono magiche. Non... Con le ali avrebbe potuto attraversare l'antico ponte e scoprirlo. Non mi metterei della roba trovata in giro. Chissà dove erano prima. Spesso Phoenix aveva raccontato la storia del geniale inventore Dedalo e delle sue incredibili ali. Forse qualcuno ha copiato il progetto, pensò Phoenix. Che cosa inutile? Oh, forse sono maledette? No, la narrazione è bellissima. La narrazione è bellissima. Sì, no, i dialoghi sono stracarini. Tra l'altro, come doppiaggio, secondo me ci sta un sacco, proprio perché ha questo stile cartoon. Quindi le voci molto cariche ci stanno veramente bene. È super carino. Poi comunque è una bella ambientazione, cioè è simpatico. Ora io riesco a riposarmi sulla colonna? Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. No! Disgraziato. Non cadere, non cadere, non cadere, non cadere, non cadere, non cadere. Niente. Pensavo che arrivasse. Però forse ci arrivo. Forse ci arrivo con la stamina che ho. Perché a quanto pare la stamina la migliori raccogliendo i fulmini di Zeus. No, non ci arrivo, cazzo. Niente. No. Niente. Peccato. Cos'è? Oh, cingalozzo! Cingalozzo! Ho unato il cinghialozzo. Ragazzi, io sono contento. Il raddestatore di Cthulhu che sta apprezzando la serie di Call of Duty, ma purtroppo è andata veramente male su YouTube. E questa cosa mi è successa anche con Gears. L'ultimo Gears l'avevo cominciato, mi avevano dato pure il codice in anticipo, io ero tutta contenta. Oh, non se la guardava nessuno. Non riesco a capire come mai. Ma non perché dico è bella, però ho portato altri FPS. Cioè, comunque, a modo suo, Dishonored è un FPS. Poi, ovvio che hai altre cose in mezzo. Però non capisco. Non se la fila nessuno la serie. Quindi io, sinceramente, non credo la continuerò. Piuttosto vi porto Sackboy. Cioè, che magari se lo guarda qualcuno. Oh, pelo. Ok. Mi dispiace un sacco, perché io mi stavo divertendo. Sto arrivando! Resisti! Cioè, divertimento per divertimento, me lo gioco per i fatti miei. Se solo Ligirone fosse qui. È lui l'eroe, non io. Che posso fare? Addormentare i mostri del Tartaro raccontando loro una storia. Questa cosa ha tantissime vibes da Spider-Man Miles Morales, dove hai Miles... Oh, è Peter, quello bravo, io sono solo una merda, una coppia, sono inesperto. E lui diventa invisibile, spara elettricità da tutto il corpo, un anno d'addestramento ed è diventato bravo come Peter. Però no, è Peter quello bravo, è Aligirone, lui l'eroe. In 3 secondi e mezzo hai trovato 12 artefatti divini. Vabbè, però è mio fratello quello bravo, io sono scarso. Un anno di addestramento. La smettete? La smettete? È grasso! I cinghiali non dovrebbero fare questa cosa. Vabbè che sono anche a fuoco, diciamo che non sono esattamente cinghiali standard. Sono anche grossi come orsi. Cioè, questo non... Ma
Ma cos'è appena successo? Boh, è stato bellissimo! E godi già solo per questo. Io stavo dicendo che i cinghiali in questo mondo sono grossi quanto gli orsi, e gli orsi sono grossi quanto gli elefanti, quindi io spero di non incontrare un elefante, perché sarà grosso quanto un dinosauro, probabilmente. Posso rompere i vasi? Posso rompere i vasi? C'è un cinghiale arrabbiatissimo? No. Niente, non me lo fa rompere. Peccato, volevo rompere i vasi. Forse ci arrivo? Oh, posso rompere i vasi? Bellissimo. Mm? Cos'è stato? Sembrava qualcuno! Cosa colpisci? Dai che ti stordisco! Ancora, guarda! Schifo! Pacco tutto! È bellissimo che usa, adesso usa le ali per fare le combinazioni. Fatemi fare un parry. Ah, posso lucare i nemici. Mamma mia. Mi piace tanto come combatte. Questa cos'è? Una sfida? Ai! 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 No. Perché ci si è infilato dentro? Una strana moneta che porta il marchio di Caronte. Tifone ha rubato anche quelle? Caronte le stava risparmiando per costruire un ponte. Ah, servono per potenziare le abilità e i poteri divini. Ok, quindi le abilità si possono potenziare effettivamente, magari non tutte. Bellissimo che si è infilato tutto, non ci arrivavano, non arrivava a prenderle, quindi si è infilato. È stracarino, continua a dire, è proprio bellino a vedersi tutto quanto, il mondo, il protagonista, è puccioso, comunque ha gli occhioni, anche la protagonista, no? Cioè, sono proprio cari... Cocò? Infatti posso fare le cose. Attacco furtivo! Top. Io l'unico motivo per cui ho preso questo è anche ho comprato CD Projekt, sì, Cyberpunk, perché Cyberpunk l'ho pagato prima, perché sennò comunque. E purtroppo sì, c'è comunque questa cosa che sono usciti abbastanza ravvicinati e questo gioco ti richiede tanto tempo per essere giocato. Quindi un po' mi dispiace che non potrò approfondirli entrambi, però io questo veramente lo scoppierei. Cioè, vi dirò che per gusto, adesso se ne andranno 4.000 persone dalla live, anche gente che non c'è, mi bloccheranno in automatico, però per gusto a me intrippa di più un gioco così. Più che altro perché un gioco come Cyberpunk, se fosse fantasy classico, mi piacerebbe di più. A me il Cyberpunk non piace tanto. Non mi piace tanto. Non è che è brutto, però non è proprio... L'ho sempre visto un po' come scusa per mettere la gnocca. Oh, no. Allora, questo non era previsto. Aspettate, eh. Aspettate un secondo che... Vedo un secondo che qua... No vabbè, ma questi nemici sono bellissimi. Il discorso... No. Faccio dopo, aspettate. Ma non posso parare lui? Mamma mia! Ti rompo il culo! Sul culo con le parate. Oh.
nessun caso. Aia. No. No, e questo non si può parare. Muori. La versione di morte è bellissima. E non lo so, ripeto, a me il cyberpunk ha sempre... Ma io parlo anche di Blade Runner, eh? Cioè non è che sto parlando di no, perché il gioco di CD Projekt... I giochi di CD Projekt hanno questa tendenza a mettere là la gnagna abbondante, molto, molto, molto abbondante. Quindi hai uomini che sono normali, anche uomini affascinanti, no? Poi c'è la gnagna atomica, ma anche proprio la... Cioè, o sono vecchie e brutte, ma sono streghe, oppure qualunque passante è una turbofregna. Ma proprio, dici, la locandiera, no? Miss Universo. E il cyberpunk, ovviamente, questo cyberpunk ci va a nozze, perché nel momento in cui hai le modifiche fisiche. L'ho sempre vista così, a me un po' mi dispiace, mentre invece magari nel fantasy... normale magari è un po' meno, però sono gusti, cioè non è che dico mi fa cacare, altrimenti non l'avrei comprato, perché non me la scendi, non mi hanno dato il codice, credo l'abbiano dato a pochissime persone il codice di Cyberpunk, mi sono persa, no vabbè, facciamo una missione, per cui l'ho proprio comprato per i fatti miei, ho anche preso la Collectors, quindi non è che non mi piace. Ma perché ci sono i caproni? È stato i caproni. Oh, grasso. Una gorgone? Allora esistono! Che sta facendo? Cos'è quel luccichio? Guardate la panza! Magari se la colgo di sorpresa. Ma si stiracchia! Sto, non è possibile! Bellissimo. Eccola la gnagna. Ma cos'è successo? Ma perché? Ma il motivo di questa cosa? Io non so neanche se fosse prevista questa cosa. Quei parabraccia, li ho visti nei dipinti. Vabbè, ho capito, Fenix, madonna che culo. Ah, eppure erano loro. Eracle, il più forte dei mortali. Lo sterminatore di mostri aveva sfidato Hera e ottenuto l'impossibile indossando quei parabraccia. E ora appartenevano a Fenix. Che colpo di fortuna. Ehi, voi! Fermi! Prendetevela con qualcuno che è armato! No, vabbè. E così, Fenix, dopo aver sconfitto la Gorgone che aveva teso un agguato a Eracle... Ma che fai? Che succede alla tua voce? Eracle? Sì, quello. È così che si dovrebbe pronunciare. Sembra una bella fatica, ma è il tuo funerale. Forse questa solo cosa... che non posso morire. Non me lo ricordare. Penso che questa cosa sia una battuta che in italiano si è persa. Perché? Normalmente il nome, quindi non capisco. Oh. Ma quella tartaruga bellissima? Per gli dèi, mi sento come se potessi sollevare una montagna. Se solo quei parabraccia potessero spostare questa. Perade, voi due, prendetevi una stanza. Scusatemi. Che cosa intendeva Prometeo? Non. Va bene. Se qualcuno me la spiega in chat,
Io non ho... No! Ho sbagliato. Aspetta. Lancia. Ok, questa cosa è violentissima e divertentissima da fare. L'ho mancata! Che figura di merda! Vabbè. Ma niente! Mamma mia, ho schivato il raggio con una provanza! Beh, le gorgoni! Quindi comunque la battuta era Eracle al posto di Ercole. Vabbè, ma è un nome comunque, viene usato anche Eracle alla fine. Ah, si riferisce alle catene, ragazzi, si riferisce alle catene. Noi siamo noi che pensiamo male. Sospirava perché pensava alle catene, capito? Sei un specchio trapano. No. Sozzone. Ma io spero che tutta la storia sia così. Cioè io voglio Zeus che fa le battutacce. Se solo quei parabraccia potessero spostare questa. Aia. Immagino di dover metterlo qua. Questa cosa sì, è leggerissimamente, ma proprio poco, 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 poco Breath of the Wild. Ma proprio poco, 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 eh. Tipo... Anche questo. Ma un po' come lo scudo di Godfall. Cioè lo scudo di Godfall è proprio preso di pacco. Si è caduto in quella cripta. Da God of War 2018. Mi salverò! Lo prometto! Non ti sente, non c'è bisogno che gridi. Ah, Prometeo voleva spostare la montagna, capito? Quindi fammi capire bene. Invece di andare al tempio di Apollo per parlare con l'oracolo, Phoenix sta inseguendo questo sconosciuto. Phoenix, una persona davvero di buon cuore, voleva aiutare il misterioso sconosciuto, ma senza dimenticare che si stava avvicinando sempre più al tempio di Apollo e alla soluzione alla terribile maledizione inflitta al fratello e ai soldati suoi compagni. Oh sì, ricordami di cancellare i miei errori a livello narrativo. Zeus, una persona davvero di buon cuore, uccise la sua prima moglie trasformandola in mosca e poi mangiandosela. Cosa? È accaduto questo a Meti? Pensavo fosse in visita da sua sorella a Babilonia. Ops. No! Non è possibile. Ops. Qua? Vabbè, lo prendo? No? Ah, lo posso... Ah, vabbè, ma siamo OP. Siamo super OP. Questi sono super tutorial comunque. Zeus è una persona davvero di buon cuore. Ah, lo possiamo lanciare io finché non imparerò i tasti. Sì, però la scritta non... Ecco. Ok. La scritta sul punto di atterraggio comunque. Siamo seri? Non puoi... Io non vedo dove atterra se... Vabbè, ha funzionato. Non devi alzarmi la telecamera se io alzo il lancio. Vabbè. Sì, sì, sono i momenti bella brava intuitiva. Questi enigmi complicatissimi, roba che Portal 2 a confronto. Veramente. Ah, tra l'altro non c'entra nulla. Il simbolo di Ithaca.
Odisseo. Ah, sì, l'arco. Sapete che ho comprato un ovetto Kinder di Peppa. Un ovetto Kinder, non è un ovetto Kinder, è come dire che la cola è la Coca-Cola. È un ovetto al cioccolato di Peppa Pig, dentro c'era una sorpresa graziosissima. E ve la vorrei fare vedere, solo che adesso sono in live e non posso. Ho trovato un personaggio che sembra Ugo, se non fosse che ha la gonna. Sono stata stracontenta, è stato una... Sono stati 2 euro meglio spesi della giornata. Siamo sempre più forti. E siamo in live già da un'ora, cavolo. Io volevo trovare... vabbè. Per usarlo non basta solo essere veloci. Vediamo se hai controllo. Chi sei? Mostrati! No, no, poi magari ve la faccio vedere la sorpresina, però... Su Instagram, seguitemi su Instagram, ragazzi, lo metto su Instagram. Ok. Vabbè. Mira, tira, tieni, ah, tiro caricato, freccia di Apollo. Vabbè. Va bene, va bene, un arco classico, quindi. Io continuerò per sempre a sbagliare. Uno. Due dei bersagli sembravano abbastanza semplici da colpire, ma il terzo avrebbe richiesto l'abilità di un arciere provetto. No. Figuriamoci, i ragazzi di oggi giocano con le conchiglie, tirano pietre, fissano i muri, sono iperattivi, lo sai. Detto da un dio che pensa che una settimana sia sufficiente per una relazione a lungo termine. Mantieni quella mano ferma, piccolino. E potresti sopravvivere. Comunque non serviva un arciere provetto, serviva un cazzo di arco magico, che è leggermente diverso. Perché nessun arciere provetto ti fa questo con la freccia, comunque. Nessuno. Però vabbè. Continuerò a sbagliare per... No! Continuerò a sbagliare per sempre. E adesso? Ah, me lo fa riapparire, vero? Infatti. Non dovevo lanciarlo. Ok. Ragazzi, sto giocando 400 giochi contemporaneamente. Divento scema coi comandi. Vi chiedo scusa. E un po' mi vergogno io a guardare sempre i comandi a schermo perché non mi ricordo i tasti. Super Enigma. Galactic Brain, ragazzi, qua. Ripeto, bella, brava, intuitiva. Un altro fulmine. Sto andando alla grande. Tra l'altro ho anche... Mi sono ricordata a proposito di Ubisoft che io ho ancora Assassin's Creed Valhalla Collector's Edition nella confezione. Fragolina acidosa. Grazie mille, buon divertimento anche a te. Grazie ancora. Io questa cosa la voglio senza la schermata. È bellissima l'immagine. Credo che si rompa l'ala se fai questa cosa comunque, sì. Con l'agilità di Achille, la velocità di Atalanta, l'astuzia di Odisseo e la forza di Eracle, Phoenix era pronto ad affrontare qualunque cosa avesse in serbo il futuro. Guarda come si è fomentatissimo. Tutto qui? È questo quello che ha da offrire? Buona fortuna! Possiamo trovarlo, suo sconosciuto? Che bella l'acqua! Ma che bella l'acqua! Il desiderio di salvare i compagni e il fratello aveva aumentato la determinazione di Phoenix. Troppo facile. Gli oggetti rubati da Phoenix, esatto. Non gli oggetti recuperati. Phoenix si sta inchiappettando tutto. Trova la roba in giro, sono tutti morti. Va qua, va a fare lo sciacallone.
Phoenix vide che i servi di Tifone avevano circondato lo sconosciuto, lasciandolo senza vie di fuga. Sarebbe stata la sua più grande battaglia. Oh, spero che lo sconosciuto muoia. Ecco. Io avevo fatto un attacco furtivo comunque, che non è mai partito. Ma non posso sollevare nemici? No, la roccia! Dovrebbe farti male, eh? Chi è questo stronzo che lancia palle di fuoco? Sì? Posso lanciare... Non ti bloccare... Ah, la, 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 la. Voglio, per favore, lanciare una roccia in testa a questi qua. Vabbè, ha funzionato, ha funzionato. Ha comunque funzionato. Ho dato un Vabbè. Niente, mi incarto tantissimo coi tasti. Oh, le botte. Oh, le botte. Fammi lanciare. Fammi lanciare. E basta con ste palle di fuoco. Mamma mia, che soddisfazione. Ne è valsa la pena. Che quadratura brutta. È finita! Puoi uscire! No, grazie! Sto bene qui! Non c'è nulla di cui preoccuparsi! Se avessi voluto farti del male, avrei potuto semplicemente venire a colpire. Ma che sto figotto! Quindi, ora vado. Phoenix. Che nome singolare. Grazie dell'aiuto, Phoenix. Dalla roccia! Bei bracciali. Grazie. Sto andando al tempio di Apollo a parlare. Grazie. Con l'oracolo. Anch'io. È proprio laggiù. Oh, fantastico. Mi serve tutto l'aiuto possibile. Dovremmo andare insieme. Ehi, che fine hai fatto? I miei parabraccia. Dannato ladruncolo. Io ti ho salvato. Per un istante ho sperato che spingesse la roccia del filmato. So come ti senti, ragazzo. Fai tutto il possibile per loro e poi ti tradiscono. Scocca le frecce attraverso una fiamma per incendiarle e accendere altri braccieri. Usa la freccia di Apollo per controllarle meglio. Ah. Così? Sì, devo farlo. Ah no, sono già tutto acceso, però basta. Sono tutto acceso. Che roba, no? È? Chi ha progettato quell'ingresso? Un artista circense? Un prestigiatore? Non lo so. No. Vieni avanti. Alla luce. Non c'è nessuna luce qui dentro. I misteri che ho da offrire sono infiniti come granelli di sabbia sparsi sul terreno. Qual è la tua domanda? Doppiatore. Oh, saggio oracolo, come posso annullare la maledizione e far tornare tutti umani? Wow, questa sì che... questa sì che è una bella domanda. Non lo so, è un vero mistero. E allora, come posso riavere i parabraccia che mi sono stati rubati? Ah... Ma no! Un altro mistero? No! Sì. Per questo sono qui, dall'oracolo. Oh, ma certo! Beh, a questo proposito, io sono solo il sacerdote, l'oracolo si è trasformato in pietra, ma questo fumo è diverso. No! Secondo te, la sabbia... Si chiama così. Ha veramente fumato! Addosso, si arrabbia. È veramente fattissimo! È fattissimo!
Hai visto un piccoletto con i capelli biondi? No? Me ne vado. Che c'è? Hai detto di volertene andare, ma sei ancora qui! Mio fratello è stato trasformato in pietra e non posso salvarlo. Ho aiutato una persona e mi ha derubato. E tu non sai fare altro che ridere. Wow! È tutto giusto! No! Sei tu, un oracolo! Non è possibile! Uccidilo! Oh, mentre vai, mi prendi qualcosa! Perché sto morendo di fame! Il padre della tua stirpe non è il padre dei tuoi simili. Una montagna incoronata con capelli fluenti. È così che vincerai. Il mostro si trascina, affamato di peccati immortali. Il vero eroe li possiede tutti, rubati alle fauci della bestia. Con l'aiuto del messaggero alato, l'eroe attacca e ben presto li riporta tutti indietro. Ora esplode. Una perla in acque agitate, accesi i fuochi della cucina, convinto una giovane saggia creatura, un pizzico di astuzia, primogenito di Teti, padre rovesciato, eroe del cielo, è arrivato il momento di tornare a casa. Wow, questa sì che è una profezia. Trovi? Beh, d'altra parte, sono un vero professionista in profezie. Un profezionista, capita? Fermo! Ladro! Riprenditi i tuoi bracciali. Ti serviranno dove stai andando. Vieni con me. No! Senti, mi dispiace di averteli rubati. Io lo faccio senza accorgermene, è una specie di malattia. Quindi? A posto? Neanche per sogno. Mi serviva un'offerta per l'oracolo. Pensavo non contassi nulla e la tua faccia non mi piaceva. Lasciamoci tutto alle spalle. Dobbiamo andare. Non ti piaceva la... Questa storia è bellissima. Non abbiamo molto tempo. Lui arriverà presto. Ma chi? Ho proprio il biglietto che ti serve per raggiungere la terraferma. Ma dove sono le ali? Queste? Chi è il ladro adesso? Frena l'entusiasmo. Non puoi ancora volare. Devi trovare l'altro pezzo. Che intendi con volare? Concentrati. Poi ci serve un vaso rubato a Eolo. È lì dentro? Io comincio i preparativi. Ci vediamo con il vaso in cima all'osservatorio. Io non capisco. Sei in grave pericolo. Lascia che ti aiuti. Ok, ma a proposito di quello che hai detto prima. E sei sparito! Ok, bene. Devo capire come superare quella barriera. E quindi... devo... ma in tutto questo, io... le mie cose che ho comprato, il mio pacchetto... ah, lo devo scaricare! Ottieni. Ah, ok. Ok. Quindi non te lo dai in automatico. Va bene. Quindi ora ce le ho però. Nell'inventario. La spada no. Le ascia. Non è vero. Sì, dov'è il mio set bellissimo? Ah, eccolo. Ok, ok, ok. Sempre comunque la versione femminile si vede, eh? Vabbè, questo... oddio, ma è bellissimo questo! È bellissimo! A parte che si clippa con le ali, ma è bellissimo! Ok, questo è strafigo. Però rovina gli occhi. Rovina gli occhi, peccato. Ma è strabello.
Questo però è proprio bello, eh. Io glielo lascio. Aspettate. E le ali metto queste. Strafiche. Ho già il cavallo? Ho già il cavallo, quindi? Come si usa il cavallo? Forse non posso usarlo ancora. Allora, recupera la gioia di Eolo nella cripta del Tartaro. Ottieni il pezzo di ala completando la costellazione dell'osservatorio. Quindi devo andare... Sto dicendo nella mappa. La mappa. Devo... No, non è dove sono io. No, sì, in realtà non si capisce un cazzo. Come? Dov'è? Qui? Cazzo. Devo fare... Come si sblocca? Così. Non so che fare. Non so che fare, non ho capito. Ah, lì c'è... Non c'erano prima quelle cose, però, su. Non mentiamo. Non c'erano prima. Ok. Era una cosa per stupidi. Yeah! Rubare il fumo al fattone. Il labirintico percorso davanti a Phoenix sembrava scoraggiante, ma la luce di infinite stelle era lì a mostrare la via. Sì. Mamma mia, che big enigma, ragazzi. Continuerò per sempre a sbagliare. Ecco per dove finiscono le navi da carico. Questo è... No, ma questo non posso spostarlo? Ce l'abbiamo fatta? Mamma mia, che bravura! Porta dove? Qua. Siamo troppo bravi. Si fa. Si sono colpiti fra di loro. Il combattimento è straveloce, stra-reattivo. Sei giunto più lontano di molti altri. Non temere. Sto arrivando ad accoglierti. Cura? No, non mi serve. Qui niente, devo fare così, penso. Ok. Ah, si blocca. Forse... Ah, ok. Brava, sono bravissima. Esatto, così. Ok, riapparso, sì. Io non so cosa è successo. Non so cosa è successo prima, comunque. È volata.
posto. No, non è a posto. Vero? Devo prendere l'altra, vero? Facciamo così. Così. Poi lo rimetto giù. Va bene. L'importante è che funzioni. Sì, ho visto che c'è uno scrigno, ma non ho idea di come raggiungerlo e sinceramente per ora non mi interessa. Sto cercando di andare un po' veloce perché voglio finire questa cosa e da troppo tempo che sono in live, quindi bisogna un attimo fare le cose fast. No, 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 ma non è Breath of the Wild, non... neanche un pochino. No, no. No, no. Vieni qua. Ah, ti consuma l'energia sta cosa. Vai, 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 vai. Che fastidio. Ok. Sì, comunque il rischio era davvero che fosse un gioco anonimo, invece secondo me hanno fatto una cosa bella frizzantella, cioè funziona tanto come stile. Mentre Phoenix attraversava l'oltretomba, pensò ai suoi genitori. Sì, che sono stati trasformati. Stavano bene ad Argo. Erano stati trasformati anche loro. Phoenix non poteva che fare noia. A meno di appare un enorme mostro. A posto. Che noia! È gigantesco, ma Phoenix si mette a ridere. Guardi sotto, figlio di... No! Vuoi ballare, eh? Oh, è perfetto! L'adorabile mostro era davvero giocoso. Proprio quello di cui lui aveva bisogno per allontanare la mente dalle sue preoccupazioni. Era un dono degli dèi che avrebbe custodito per sempre nel suo grande ma vulnerabile cuore. Va bene, fai come vuoi. L'importante è che tu non mi faccia vomitare. Phoenix si preparò ad affrontare il mostro che si lanciò all'attacco. Ok, non è enorme enorme, quindi colpire nell'occhio non gli fa più male, vedo. L'adorabile Mikros! No, le lancia pure lui! Vuoi fare a gara? Guarda, le lancio meglio io. Non è vero. L'adorabile Mikros. No, porca! Perché sono incapace di usare i tasti? Oh, ti ha fatto male! Perché non l'ho... Quasi piccolino, abbiamo così tanto di cui parlare. Sì, però non ci... Chiunque o qualunque cosa tu sia, non mi fai paura.
Questi dialoghi sono così inquietanti. Vabbè, era un boss buffissimo comunque. Questa sì è la cosa che ci serviva. Oh yes. Wink wink. Quando il ladro ha detto che si trattava del vaso di Eolo, pensavo si parlasse di un vaso con sopra dipinto il dio del vento, non che fosse dentro. Questo affarino non può contenere il vento. È impossibile. Non farlo cadere. È sparito. Lui ha studiato, lui conosce le storie, i miti, quindi sarà per questo che riconosce le cose, immagino, che capisce che quello è dentro c'è Eolo. Non lo so perché sapeva che dentro c'era Eolo. Io avrei pensato che c'era vino dentro, non Eolo, però vabbè. Magari faceva suono. E studia. Lui ha due lauree. No. Perfetto, ottieni il pezzo di ala completando la costellazione dell'osservatorio. Lì so... Devo andare fino là sopra. Cos'è, cos'è? Ah, funghetti, che se ne frega. Meno male che ci arrampichiamo come su Spider-Man. Coco! Esatto, prima così. Comunque i mostri che spariscono tipo nel firmamento sono stupendi. Mentre Phoenix proseguiva il suo viaggio, non poteva fare a meno di chiedersi se un giorno la sua storia sarebbe stata raccontata tra le stelle. Sono due? Eh sì, sono due. Venite qua. Ah, io ti posso lanciare. Ti posso lanciare. Vieni qua. Questo ha fatto male. Questo ha fatto male. Addirittura un trofeo. Hermes dice sempre che le stelle raccontano storie, ma non capisco. È come se io non sapessi leggere. La cosa non mi stupisce. Lo so. Se voglio trovare il pezzo di ala mancante, devo superare questa prova. Ok. Non puoi controllare le stelle. Loro controllano te. O almeno così mi ha detto una volta una veggente di nome Clea. Non ti dirò cosa accadde dopo, ma quelle stelle erano brillanti. Ti ha rubato i soldi? Sì, è vero, sì. Ma l'ho trasformata in una bacca di ginepro, quindi alla fine non è stata una brutta serata. Ma perché si mangia tutti alla fine? Alla fine si mangia sempre tutti lui. Non basta? Qua iniziano gli enigmi. No, 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 non è vero. Cioè, credo che sia questa. Questa è abbastanza pesante. Questa sarà abbastanza pesante. Credo. Dai, dai, su. Ok. Spero, che funzioni. No, devo salirci io per forza. E... vediamo. Corri! No. Niente. Ah!
subito. A posto. Ok. Posso fare così. Sì! Madò! Genio del male. Non è vero. Come esco da qua? E da qua. A posto. Quindi niente, ho fatto una cosa geniale ma non è servita, perché in realtà... Quindi ne ho trovate due. Che brava che sono. Che brava che sono. Due palle, esattamente. Sì, è biglie con la galassia di Man in Black dentro. Allora, questa va qua. Oppete. Poi questa. Questa va qua. E adesso mi sono ufficialmente persa, perché non so più che fare. Qui non c'è niente. Sì, è un gioco cross-gen multipiattaforma. Lo trovate ovunque praticamente. Non è un'esclusiva, non è nulla di strano. Io non so come... Ah, lì c'è un'altra! Ma chi cazzo... No, sono funghi. Quelli sono funghi, credo fosse una bigliozza. Forse è qua. Semplicemente la strada principale che ho ignorato bellamente. Voglio le ali! Voglio le ali! Qui c'è uno scrigno super special. Ah, e mi posso mettere un'armatura più bella. Credo. No, non mi pare sia più, non è più forte. È solo diverso. Più 40% durata assorbimento a livello 4. Questa ovviamente è la resistenza e questa è la salute. Quindi no, sono solo tipi diversi. Sì, ma perché mi hai tolto la personalizzazione? Come cazzo ti permetti? Sì, anche per Nintendo 64 è uscito, ovvio. Ha scontato. Allora, io mi sono persa, ve lo dico, eh. Non so minimamente dove trovare le palle. Quelli sono funghi. Allora. Ah, mi devo insegnare. Fichissima questa cosa. Posso correre meglio. Ah, l'ho capito. Vabbè, che cretina che sono. Era una cavolata. Vabbè. A me ne mancano sempre troppe. Sono stupida a volte. Va bene. Me ne manca una. Me ne manca una. Dove la troviamo? Lì. La pallina sta lì. Come entriamo? Il muro sta crollando. Chissà se c'è un modo per attraversarlo. Brava Ferri, perfetto lavoro. Servono autodisciplina e costanza, che sono da ammirare. Bocca al lupo per tutti i progetti attuali e futuri. Ma grazie. In realtà questa è una osservazione interessante e spesso sottovalutata, perché comunque io ho lavorato come lavoratrice dipendente, ma autogestirsi è veramente 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 difficile. Tanto tanto tanto. E a volte non si capisce quanto lo sia. Comunque grazie chiaramente per i complimenti, che io sento sempre di non meritare, però sono assolutamente graditi.
un'altra cosa strana che magari una persona che non è abituata a stare su YouTube non, magari non percepisce, o su internet in generale, è il fatto che ricevi così tante offese costanti che parti sempre dal presupposto che la gente voglia offenderti, e quando ti fanno dei complimenti ti sembra quasi strano. È una cosa forse magari un po' triste da dire, però è il mondo dell'internet. No, non devi metterla qua. Mettila nell'altro buco. Sbagliare buco. Yeah! Ah, ok, ok, mi ha dato la moneta, ma anche le ali. Cioè, perché? Tutto sto bordello per due monetine di merda, ho sbagliato tutto, era una cosa opzionale. Benvenuto nell'Isola d'Oro, in ricordo del mio più grande successo e del mio più orribile fallimento. Possono che carino che sa leggere. La mia offerta e possa io rivederti. Oh! Icaro, sono le ali del grande Dedalo. Deve essere stato lui a costruire anche tutto il resto qui. Tutti questi templi. Non posso neanche immaginare cosa significhi perdere un figlio in quel modo. Il pezzo di ala è stato recuperato. E il vaso di Eolo preso dal Tartar. Perfetto. Ora devo andare dallo sconosciuto in cima all'osservatorio. Sì. Facciamolo, dai. Cosa? Non ho ucciso io, Icaro. È stata colpa delle ali difettose di Dedalo. E dov'è Dedalo ora? Capisco. Silenzio. Sono sicuro che Phoenix lo scoprirà, prima o poi. Che poi in realtà è una cosa carina, per, anche un'altra cosa simpatica, che comunque è ovvio che è una reinterpretazione, però ti fa comunque cultura, nel senso che ti viene voglia di scoprire qual è il mito, no? È veramente simpatico. Cioè ti va a toccare un sacco di storie, un sacco di miti, un sacco di non so come si apre questa, perché non ci sono sassi e non ho voglia di salire fino a... Non ho voglia, minimamente, di scendere di nuovo a prendere un sasso. Posso prendere un vaso, magari il vaso basta. Posso sollevare il vaso? Assolutamente no. Non posso far... No, non posso. Non puoi chiedermi questo, gioco. Io non mi posso fare le scale con col sasso. Non c'è niente da raccogliere qua, no. Vabbè, ce lo mettiamo. Prendo nota con la mia macchina da scrivere invisibile. Che ho anche questa cosa da fare, eh? Sì, ho visto anche che c'è la cosa che luccica. Però penso che prima devo potenziare le ali. Vediamo. Credevo che stessi preparando qualcosa. Sì, organizzavo il tuo ritorno. Ce le hai le ali? Certo. Ecco. Non sono proprio come nuove, ma andranno bene. Le ha aggiustate. Se lo dici tu. Hai il vaso, vero? Preparati ad aprirlo. Che cos'è quello? È la reazione più bella di tutte. Di un ladro. Pensavi di potermi sfuggire? Tu hai rubato qualcosa a quel mostro. Te l'ho detto. Sono malato! Stupido fattorino! Non meriti affatto la corona che ti è stata data! Sono malato! Noi ti abbatteremo, tifone! Come in passato! Noi? Non c'è nessun noi! Non più ormai! Phoenix, ora! Strano ladro! Ora ti ho il pugno. Non puoi nascondermi per sempre. Va bene, dobbiamo metterci subito al sicuro. Che cosa era? Quel mostro! Il labiale, però, sì? Tifone. Quel tifone! Oh, non hai idea. Andiamo alla sala degli dei. Lì potremo parlare. Che dici, voliamo? Queste erano le ali di Dedalo. Quel Dedalo, il grande inventore. Sì. Quindi?
Quindi non hanno funzionato a dovere e hanno ucciso suo figlio. Andrà tutto bene, basta che non ti avvicini troppo a Elio e che non provi ad andare in bagno durante le turbulenze. Dovresti riuscire a raggiungere la terraferma senza precipitare, in teoria. Mi hai letteralmente derubato e ora mi salvi. Perché? Non ho capito un granché di quello che ha detto l'oracolo, ma se la profezia è corretta, eroe del cielo, solo tu puoi impedire che Tifone distrugga l'intero mondo. Non sappiamo nemmeno se parla di me. Per essere una persona che dispensa aiuti a destra e a manca, per una volta magari dovresti accettare tu una mano. Che cosa stai dicendo? Per il fato! Come può il messaggero alato aiutare se tu non me lo permetti? Con l'aiuto del messaggero alato? Un momento. Messaggero alato? No! Impossibile! Tu sei... Hermes, mi piace dire mezze verità, giocare tiri mancini e fare corse sulla spiaggia. Ora andiamo, per favore. Gli altri dei hanno bisogno di noi. Gli altri dei? Mi stai dicendo che tutte le storie sono vere? La tua faccia ha qualcosa che non va. Hai di nuovo la bocca spalancata. Vola all'Isola d'Oro. Ti aspetterò nella sala degli dei. Detto questo, sì, era l'abbio di Tinder. Fenix guardò oltre la stretta striscia di mare, verso i picchi e le valli dell'Isola d'Oro più avanti. La lunga strada verso il suo vero destino si estendeva davanti a lui. Un momento, era solo il prologo? No. Non può servire un preambolo tanto lungo per iniziare una storia. Odisseo ci ha messo di meno a tornare a casa. Sta per saltare. Zitto e Oddio! Ascolta. È fighissimo. Ok. Salta e plana. Vabbè, io speravo volasse un po' più figo, sì. Cioè, sta planando, sei scarsissimo. Ci sono rimasta male, io speravo volasse. Ma che bello, è diventato tutto rigoglioso. Dai, perfetto, sì, eccolo là. Guarda già che dicono, beh, ti piace il gioco, paga. Allora, ammazziamo questi. No, è rimbalzato. L'ho capito, mi hai dato i crediti. L'ho capito. Va bene. Basta. Ok. Nuova arma. Ah. Tanti saluti. No, allora, 3% di danno in un combo lascia mentre la salute è al massimo. Mentre questo è 40% di danno per 6 secondi. Però non aumentano i danni, non c'è il danno. Il danno non credo sia legato al tipo di arma. L'arma ha soltanto l'effetto, che è diverso, quindi. Tutti i danni. Ma più utile questa, è più probabile che io abbia la salute al massimo piuttosto che la parata perfetta, sinceramente. Vabbè, la cambiamo perché è più figa. Non puoi velarci, ma queste ali spezzate ti fanno comunque andare più veloce. Puoi planare. Queste ali sono state create dal famoso Dedalo in persona, quindi attenzione a non avvicinarti troppo al sole.
però queste sono più fighe. No, non è... Avevi 10.000 crediti, esatto. Cambia aspetto dei vari oggetti all'inventario applicando nuovi aspetti. Ok, no, ma comunque, ragazzi, per rispondere, no, non è esclusiva PS5. È un gioco multipiattaforma. E io voglio uccidere quei cervi. Non è possibile che è successo questo. Non può essere successo, sul serio. Aspettate. Meglio. Decisamente meglio. All'improvviso, la maestosa figura di una creatura selvaggia attirò l'attenzione di Phoenix. Se voleva domare lo splendido animale, avrebbe prima dovuto farci amicizia. Perché parli a bassa voce? Per non spaventarlo e farlo scappare. Ma cosa usi? Ne posso avere un po'? È bellissimo come è scritto. È bellissimo come è scritto. Ma questa cosa? Ma è bellissima questa cosa! Bella vita questa cosa, ma che bello, va in giro. Ma anche solo questo cervo di merda è troppo bellino. Com'è che si chiamava la cavalcatura? Non me lo ricordo più. Sono scordato e mi sono emozionata troppo. I semi del fiore di anemone vengono trasportati al vento e germogliano. Questa cavalcatura è nata in un campo pieno di quei fiori, ma che bello. Ok, mi sono scordata come si evoca la cavalcatura. Aiuto. Dovrò guardare il tutorial che mi dirà come si evocano. Salve, salve. Ali di dedalo planare, vista acuta, parabrezza, potere divino. Ecco. Cavalcare. Ah, tieni premuto triangolo. Ok. No, vabbè. Ma l'animazione? E quanto si era buggata? Fatemi vedere meglio l'animazione. È bellissimo! No, vabbè, ragazzi, io non so che dire. Sono emozionatissima, cioè. È troppo figo, dai, su. È troppo carino, colorato. Dire voglia di spenderci soldi. Sono dei bastardi maledetti a fare queste cose. Non si fa. Guardate che bello. Guardate che bello. Vabbè, allora interrompiamo qua. Mi fa piacere comunque che il controller nuovo drifta. Comunque, no, credo, no, non credo che drifti. Credo solo che porta la telecamera dietro. Non credo che sia drifting. E altrimenti continuerebbe a farlo. Che dire, questo è Immortals Phoenix, che poi è Phoenix Rising, e questo è il prologo. È strabellino, è strabellino, e ha una personalità, cioè comunque ha una narrazione frizzantella, cioè non, se l'avessero fatto serioso probabilmente sarebbe stato un pacco, mentre invece così ti viene veramente voglia. Perché vuoi sentire la prossima battuta? Per me, per adesso, è un sì. Poi bisogna vedere quanto è vario. Bisogna vedere quanto approfondiscono il gameplay, perché comunque è molto basic, però non penso diventerà particolarmente complicato. Però è proprio bello. È proprio bello. Ma grazie a te, Red Dead Depression 97. Spero che tu sia più lieto del tuo nome, del tuo nick. Io vi auguro un buon pomeriggio, un buon proseguimento. E domani ci sarà una live speciale in compagnia di Sbekuno Meku. E no, non sarà su Demon's Souls. Grazie ancora e a prestissimo.